Buongiorno gente, mancano pochi minuti alle 7 e siete sintonizzati sulla WSGA di South Bay. Brian Cade vi augura un'altra stupenda giornata piena di allegria, di sole, di mare, di musica e di qualsiasi altra cosa vi faccia sentire felici di essere giovani. Dico anche a voi, ragazzi del windsurf, uscite, andate fuori dalle lenzuola e buttatevi sulle onde dell'oceano. Sì, dico a voi, avete solo 2 giorni per mettervi in forza per la regata di sabato a South Bay. E sarà dura per tutti, perché Mike Patterson è sicuro di avere già il trofeo in tasca. Per non correre rischi, si è allenato almeno 5 ore al giorno in queste ultime settimane. Ma che bella scoperta, Brian. Mike ci va addirittura a letto col suo windsurf, lo sai? Anche Billy Joe sta facendo un pensierino sul trofeo. Dico bene, Billy Joe? Ecco, ci risiamo. Quello adesso tira la solita frecciatina a mio padre. Chi lo sa, il suo illustre genitore potrebbe anche comprare il trofeo per il suo imberbe rampollo. Ah, Billy Joe, non è mica carino fare quelle cose. Sai cosa ti dico? Ti metto un bel disco e facciamo pace. Volevo metterlo per Mike, ma credo che non possa sentirmi. Buongiorno anche a te. Non avevi detto che saresti passato a prendermi? Mi dai un po' di nastro per la deriva? Ah, sì, eccolo qui. Come mai Mike è così in ritardo? È già fuori da più di un'ora, eccolo là. Ha deciso proprio di vincere? Credo di sì. Qui non c'è nessuno che sia capace di batterlo. A meno che non si metta a strafare. Quello vince anche se si dimentica di tirar su la vela. GA vuole ricordare a tutti voi che sabato prossimo avranno inizio i grandiosi festeggiamenti del centenario. Dopo la regata dei windsurf, il presidente del comitato, William Wells Senior, ha cortesemente messo a disposizione il suo stupendo parco per un barbecue all'aria aperta. E io voglio sperare che nessuno penserà che la generosità del signor Wells abbia a che fare con il fatto che sia candidato come governatore nelle prossime elezioni di novembre. Ma perché quello ce l'ha tanto con mio padre? Ma dai, lascialo parlare. Quelli che ascoltano il suo programma sono giovani, non votano, e tuo padre lo sa.
Capisco che un grande scrittore abbia altre cose molto più importanti a cui pensare, ma ti avevo chiesto di mettere sul caffè. Stamattina non riesco a concentrarmi. E poi io faccio il peggior caffè della Georgia. Le scuse non ti mancano mai, eh? Com'è il mare stamani? È calmo e liscio come una tavola. Jenny sta ancora dormendo? No, è uscita poco dopo di te. È andata a fare windsurf. Oh, a proposito, ti ricordi che c'è la riunione del comitato per il centenario? Ho promesso che saremmo andati insieme. Oh, è vero. Va bene, ci verrò. Credo proprio di aver esaurito tutte le scuse. Eh sì, credo proprio di sì. Papà! Papà! Ci devi aiutare. Jenny, che è successo? Mike è scomparso. Scomparso? Come sarebbe? Si stava allenando al windsurf, era a circa 300 metri dalla riva e a un certo punto non l'abbiamo più visto. Sì, era in acqua da un paio d'ore, poi a un tratto è sparito. Non c'è più traccia né di lui né della sua tavola. Ci serve il tuo motoscafo. Ricapitoliamo, Philip si occupa degli striscioni per la spiaggia. Okay. Palmer, lei dovrebbe sollecitare l'ufficio elettorale per avere quelle autorizzazioni. Sì, poi bisognerebbe controllare il numero dei tesserini di riconoscimento. Non dovrebbero essere più di 200 e devono avere tutti la fotografia. D'accordo? Va bene. Peter non si degna neanche oggi, ci avrei scommesso. Ha le sue buone ragioni, Matt. Oh, come no, un artista non può scomodarsi per delle sciocchezze come le celebrazioni della sua città natale. Peter non ti deve nessuna spiegazione e io neanche. Signor Lawson, ha un momento per me. Dopo. Buongiorno, signora. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Salve. Salve, Jan. Signora Bender, che piacere rivederla. Come sta? Conosci i miei amici? Il professor Green? Contiamo tutti su di te, Bill. Ma devi cercare di tenere un po' a bada il tuo temperamento. Questa è una chance che non possiamo proprio lasciarci sfuggire. Bill? Gloria! Dov'è Peter? Non è potuto venire. Avevi promesso di convincerlo questa volta? Sì, lo so, ma... Oh, beh, sa come sono fatti gli scrittori, signor Wells. Sono dispensati dalle banalità della vita. Guai interromperli durante l'ispirazione. Gloria, sai che conto su Peter? Ho già annunciato che ci sarà anche lui. Oh, certo, lo so. E lo sa anche Peter. È solo che...
Ha avuto dei problemi questa mattina. Dei problemi? Quali problemi? Uno degli amici di Jenny. Sì? Da Washington, al telefono per lei. È urgente. Ok, adesso spostate lentamente i cappelli. Stai con loro, stai con loro. Voi andate. Li seguo? Sì, seguimi. Ecco, li segui per un po' e poi con una panoramica lenta arrivi fino ad inquadrare il faccione del capo. Ah, signor Wells, noi abbiamo finito con le riprese. Bene, quando posso vedere il materiale? Diciamo domattina, le andrebbe bene? No, lo voglio tra mezz'ora nel mio ufficio. Tra mezz'ora? Mi dispiace, signor Wells, ma... Conto su di te. Una cosa è certa, non è stata una sega galleggiante. Io vivo qui da 30 anni e non si è mai visto uno squalo di proporzioni tali da poter fare una cosa del genere. Deve essere un animale gigantesco. Il guaio è che una volta che mangiano gratis ci prendono gusto e restano in zona per seguitare il banchetto. Comunque manca l'altra parte del surf. Forse Mike ci sta attaccato e sta andando alla deriva. Può darsi. Ma Cristo. Che c'è? C'è la regata di windsurf sabato. Io non ci conterei molto. Chiamo la guardia costiera. Gli chiedo di cominciare le ricerche. Ok. Mi avete quasi scorticato viva. Scusaci, Jenny. Credevo di averti visto in difficoltà. E chi ti dice che sia uno squalo? Se fosse stata un'elica. Ah, andiamo, Bill. Guarda bene quei segni. Credi che un'elica avrebbe fatto un lavoro simile? Ma siamo sicuri che fosse proprio il surf di Mike? Potrebbe essere arrivato dalla Florida. O chissà da dove. No, non mi convince. No, andiamo, Matt. Non è questione di essere convinti o meno. C'è un ragazzo che è sparito, questa è la realtà. La guardia costiera lo sta già cercando. Ed Glover è fuori in perlustrazione. Forse sa già qualcosa. Qui è dove abbiamo trovato la tavola. E la corrente in questo punto va verso Eagle Rock. Suo figlio questo lo sa. E non proverebbe mai a nuotare controcorrente. La guardia costiera lo sta cercando. E quindi vedrete che... Scusate. Pronto? Potrebbe essere ferito. Oh, calmati, Amy. Ma se è stata una barca che l'ho investito, perché non l'hanno preso a bordo? Va bene, veniamo subito. Solo se forse l'avranno preso. Volesse il cielo. Era Jenny. La guardia costiera ha trovato qualcosa. Miracolo che stia ancora a galla. Forse hanno qualche notizia di Mike. Non vedo nessuno. C'è qualcosa che non mi convince, ma non so cos'è. Signor Benton. Buongiorno. Ciao, papà. Salve, ragazzi. Sono arrivati in questo momento. Chris, di chi è quella barca? Di Ed Glover.
Charlie, che è successo? Era mezzo allagata. Deve essere andato contro gli scogli vicino a Eagle Rock. Dov'è? Non c'era nessuno sulla barca. Ed Glover è l'ultima persona che si lascerebbe fregare dalle acque di Eagle Rock. Dalle acque no, ma dall'alcol. Quella è la barca di Ed Glover. David, controlla in cabina. Non mi verrai a raccontare che anche questa è opera dello squalo. Non sono qui per raccontarti niente, Matt. Ma due dispersi in un giorno solo cominciano a preoccuparmi. Capo! Capo! Presto! Forse è il caso di rinunciare alla regata. Potrebbe essere stato qualcos'altro. Potrebbe essere stata un'esplosione. Lo sapete anche voi che Ed aveva l'abitudine di pescare con le bombe. Ma di che vai parlando? Qui non si tratta di un'esplosione. Vedi segni di polvere da sparo? Guarda, guarda, ti pare opera di una bomba? Non so di chi sia stata opera, ma io non mi arrendo mai, Peter. South Bay avrà la sua regata, niente potrà impedirlo. Non puoi farlo, Peter. Ah, no? Non è questione di potere o no. Io voglio farla. Significa troppo per me. Peter! Guarda! Guarda! È l'altra parte del surf di Mike. Ci sono ancora dubbi? Oh, Mike! Oh, Mike! Oh, Mike! Non permetterò a uno squalo di rovinarmi il lavoro di un anno. La regata si farà comunque. Me ne assumo io le responsabilità. Questo non è un mago. Né uno squalo tigre. È un solo animale al mondo capace di fare una cosa del genere, credimi. Ho voluto essere io personalmente a tranquillizzarvi e farvi sapere che non ho abbandonato a se stessa la mia città. Voglio essere io a dirvi quali sono le misure protettive che sono state prese per proteggere la zona della regata. Come potete vedere, questa porzione della baia è stata completamente recintata con speciali reti antisqualo che vanno da qui fino a qui. Speciali posti di osservazione sono stati istituiti in vari punti strategici e uomini armati saranno a bordo di barche ancorate al di là delle reti. Qui, qui e qui. E quindi il triangolo nel quale la regata avrà luogo sarà sicuro al 100%. Signori, non può succedere assolutamente niente. Avete la mia parola. Le piace? Perfetto. Aggiungi qualche altra scena e mettile da parte, così avremo la documentazione di tutte le misure di sicurezza che abbiamo preso per la regata. E nel caso dovesse succedere qualcosa, io mi auguro di no, ma siccome è un rischio c'è sempre, sta pronto a tirarle fuori. Perché contro uno squalo si può lottare, ma è molto difficile lottare contro il panico. Ehi, un momento, signor Wells, ha detto panico? Sì, e questo bisogna evitarlo a tutti i costi, è chiaro? Sì, chiarissimo, ma mi mette in una posizione un po' equivoca. E poi cosa ci guadagno? Niente. Sta tranquillo, a te ci penso io. Signor Wells, di quante barche avremo bisogno? Direi che 8 basteranno, compresa la sua. Beh, sarà meglio fare 10. Il mio ufficio ha l'ordine di darvi tutto ciò che vi serve. Basta chiamare. C'è solamente una cosa che mi farebbe stare tranquillo. Sarebbe? La testa di quel lurido assassino bianco. Soltanto la testa.
tanto la testa. Eccolo, signori, il grande mostro bianco, altrimenti conosciuto nei tropici come la morte bianca. Ormai è chiaro che si tratta di un bianco. Nessun altro animale può aver provocato i danni che abbiamo visto. Si tratta di una specie che si riteneva estinta e invece evidentemente ne esiste ancora un esemplare e sfortunatamente si trova nelle nostre acque. E probabilmente è affamato e si avventa su tutto quello che gli capita, anche se non è commestibile. Dunque, la sua lunghezza dovrebbe essere sui 12-15 metri e i suoi punti vulnerabili sono... Ron, sei tu l'esperto, vieni. Allora, i punti deboli sono la base della testa e sotto la pinna dorsale. E quindi dovete essere precisi, mirare solo a una di queste due zone. Il grande assassino bianco non si spaventa. Non ha paura di niente. Non fatevi illusioni. Se avvertisse la vostra presenza, non vi darebbe tregua. Le reazioni del grande squalo bianco sono imprevedibili. Perché non è la fame che lo spinge ad attaccare, no. Vuole uccidere. Quindi voi avete due scelte. Una è scappare. L'altra... affrontarlo. Sparare. E cercare di ucciderlo, perché altrimenti è lui che uccide voi. Ci sono domande?
Tony arrivò secondo alla regata dell'altro anno. Per me stavolta vince. No, per me vince Billy Joe. Scommetto che era una rottura quella festa. Mica tanto, eravamo io, Frank e quella cicciona di Gladys. Non ci si stava in quella di Anne. Allora gli ho detto, Frank, o ti fai una macchina più grande o una ragazza più piccola. E che c'è? Kinney, calcoli le calorie. Prendi le cinture di salvataggio della macchina. Sentiamo un po' di musica. Ma no, non sono quelle. Dice, i giorni pari sono sempre ubriachi. No, mi dispiace, non ho proprio... Oh, little Caroline, I'm feeling so lonely. I see you as the sun is going down. Oh, little Caroline, I'm riding across the prairie. Please be waiting there when I arrive in town. I'll bring you pretty flowers, I'll make you morning coffee. All you gotta say is you'll be mine. I'll build you a little home where we can love each other. We'll live together till the end of time. I can't believe it's you, sweet Caroline. I hope that someday soon you'll be all mine. As I sit here by my fire, I can feel a warm desire. Tonight I dream of you, my Caroline. Voti per me. Ma ancora no, signor Wells. Tutti con lei, signor. Grazie, Wells. Auguri. Oh, grazie. Salve, signor. Grazie. Signor Wells, grazie. Dovremmo farle qualche domanda. Sì, ma più tardi. Auguri. Sì. Grazie. Salve. Scusi. Salve. Gloria, sei bellissima oggi. Non lo sono sempre. Oh, certo. Grazie per aver trascinato Peter. L'avevo promesso. Grazie. Speriamo che i giovani leoni di South Bay si facciano onore oggi, anche se vincere non sarà un compito facile. Infatti molto agguerrita è la partecipazione di concorrenti venuti anche da... Gli uomini sanno che devono tenere nascosto l'equipaggiamento? Sì, gliel'ho detto io personalmente. Fucili non si vedranno. Sempre che non debbano usarli. Certo. Siamo pronti per la conferenza stampa, signor Wells. Va bene, ti raggiungo tra un minuto. Ok. A dopo. Come sapete, questa regata è valida come terza prova del trofeo della Costa Orientale. Un vero e proprio campionato nazionale della specialità. Le reti ci sono, le boe sono al loro posto, gli uomini anche. Ma la festa può cominciare. Speriamo che non ci capiti qualche ospite indesiderato. Tieni le dita incrociate. No, andrà molto bene. Tu incrociali. Siete pronti? Dai, andiamo, che comincia. Ciao, la gara. Ah, piccola. Andiamo a punto di partenza. Guardate, ragazzi. Mai stati meglio. In forma perfetta. Riuscirete a far restare il trofeo a South Bay? Speriamo, ma ci sono un paio di ragazze di Santa Monica che hanno giurato di portarselo a casa. Per me hanno messo le targhe della California sulla macchina per farci paura. Magari vengono da Chicago o da chissà dove. Sì, ma noi non abbiamo paura di nessuno, anche se venissero dalla Luna. Andiamo, ragazzi. Ci vediamo, signor Bell. Arrivederci. Dave, sii prudente. Ah, sta tranquilla, Jane. Non è mica la prima volta che faccio il consiglio. Concorrenti, alla linea di partenza. Il giudice di gara ha chiamato in questo momento i concorrenti. 2 minuti allo start. Mancano 2 minuti alla partenza della regata. Ripeto. I concorrenti si stanno portando sulla linea di partenza. Concorrenti alla linea di partenza. Sì, va bene. Camera 3, vai sugli spettatori. Così, bene. C'è molta eccitazione tra i ragazzi che si stanno scaldando, ma creano forse un po' di confusione intorno al giudice di gara. Concorrenti, affrettarsi! Jimmy, vai sulla piattaforma di partenza e prendimi il dettaglio dello sparo. Anche va bene, il pubblico, dammi il tempo di arrivare. South Bay è eccitato da questo importante avvenimento sportivo. Dave si è messo molto lontano. Beh, forse è un trucco tattico, così non dovrà virare stretto. 30 secondi alla partenza! Non c'è squalo al mondo che possa passare attraverso quelle reti. Ci mancherebbe anche questo, con tutti i soldi che ci sono costati.
15 secondi alla partenza. Ci siamo. Qualche secondo alla partenza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Partenza valida. Tutti i concorrenti hanno preso un buon avvio, anche se il vento non è dei migliori. Le tavole viaggiano a una buona velocità. Riusciamo a distinguere in buona posizione Raffaello. Andiamo, Dave, cosa aspetti? Mentre i nostri ragazzi stentano un po' a prendere il no, vento. No, è quello tra Steve e Billy. La regata si svolge su un percorso di un miglio. E la prima boa deve essere affrontata di bolina molto stretta, per poi cambiare e portarsi leggermente più attraverso. Il gruppo comincia a sgranarsi, anche a causa del vento che ha rinforzato un po'. Siamo a metà strada per la prima boa. Andiamo, Dave, ti aspetti, forza! I nostri ragazzi sono sempre in buona posizione. Vediamo Kellogg e Moskowski che guadagnano una ventina di metri. Non vi ostacolate! Il gruppo dei migliori. Forse il pronostico della vigilia sta per essere rispettato. Non vi ostacolate! Peterson! Qualificato! La prima parte del percorso. I concorrenti stanno ormai tirando alla prima boa e transitano in questo ordine. Primo secondo, poi il gruppo comprendente i nostri ragazzi. Dave e Billy Joe. È sempre Kellogg a comandare la gara con un piccolo margine di vantaggio sul suo compagno californiano. Dammi il binocolo, presto! Che c'è? A riuscire dall'acqua. Presto, presto! Vediamo infatti cadere un concorrente, probabilmente urtato dalla tavola di un compagno di gara. Ah, ecco, è quello che temevamo. Un altro concorrente in acqua. Strano, molto strano. Non si spiega. Attenzione! Uscite tutti dall'acqua! Tornate a riva! Ma che succede? Sono tutti impazziti. La regata è sospesa, ripeto! Raggiungere la riva! La regata è sospesa! Dammi il binocolo. Che diavolo sta succedendo? Attenzione, attenzione. Abbandonate i surf, attenzione. Raggiungere la riva o questa imbarcazione. Non vi ostacolate, ragazzi. Non vi ostacolate. Attenzione, attenzione. Salite su questa barca. Tutti a riva, fuori dall'acqua. Calmi, state calmi. C'è una barca che si è attaccata laggiù. Presto! Agguantate queste cime, salite a bordo! Forza, salite a bordo, ragazzi! Ecco, eccezionale! Fantastico! Deve essere successo qualcosa di grave! Sono pochi i concorrenti tirati sulle tavole! E i bordi non pensano certo più alla gara! Una bomba! Jimmy, presto, zoom! Io mi ero assunto tutta la responsabilità e avevo... È ancora convinto che quelle sullo squalo fossero solo delle voci? Questo non è il momento di fare dichiarazioni. Perché non avete preso tutte le misure di sicurezza? Io avevo... Un momento! Le misure di sicurezza sono state prese, ma non per un esemplare di quelle dimensioni. Non ho mai visto niente del genere in vita mia. E ho dato la caccia agli squali in tutto il mondo. Dovete scriverlo sui giornali. Le misure di sicurezza erano state prese. Sì, però c'è lo squalo! Sta tornando! Ah!
Bill, tu hai deciso che la regata si doveva svolgere. La politica giustifica i mezzi. È questo che pensi? La politica giustifica i mezzi? Paul, lasciamo perdere questo machiavellismo. E va bene, è stata una mossa sbagliata. Ma avevo anche preso tutte le precauzioni. Benton e Hammer sono due noti esperti. Loro possono anche sbagliare. E io come candidato non posso, è così? Beh, l'opposizione sta montando una grossa campagna di stampa e noi non abbiamo argomenti per rispondere. Cosa vuoi che faccia? Che mi tuffi e vada ad ammazzare io quel mostro? No, di certo. Ma ci vuole una mossa spettacolare per tranquillizzare i nostri finanziatori. Paul, ho la sensazione, e forse più che la sensazione, che tu stia cercando di defilarti e che tu voglia scaricare la responsabilità sulle mie spalle. Cerchiamo di mettere in chiaro una cosa. Bill, io voglio arrivare lontano e quindi devo essere sicuro di appoggiare il vincitore. E per vincere tu devi essere in grado di provvedere alla distruzione di quello squalo. Sono stato chiaro? E non fra una settimana. Ora. Ho risolto problemi ben più gravi. Risolverò anche questo. Lo spero proprio. Per il tuo bene. Sta tranquillo. Ce la farò. Andrò fino in fondo. L'olio di balena esce regolarmente. Quanto ci metterà a svuotarsi? Se a metà ci vorrà un'oretta. Non ci resta che il vecchio sistema, la dinamite. Dinamite? Ma sei impazzito. Vuoi rischiare di saltare in aria come a Santo Domingo? No. No, quella carica era difettosa e lo sai anche tu. Esplose troppo presto, tutto qui. Sì, ricordo. A momenti ci rimanevi. Il risultato fu che da un sacco di tempo non puoi più scendere oltre i 30 metri. Non ti è bastata quell'esperienza? Stavolta ho preso tutte le precauzioni. Va bene che scendo con questa cinta piena di dinamite, ma non è innescata. E per farla esplodere userò un detonatore a distanza. Ok, comandante. Però facci piano, Non ti azzardare a farmi lo scherzo di disintegrarti nell'acqua e di lasciarmi a giocare da solo con quel bestione. Non mi solletica per niente un'idea del genere. E poi potrebbe essere già lontano. Certo. Oppure potrebbe essere sotto la barca. Certo, come no. Comunque se è a meno di 3 miglia e sente quell'olio di balena, arriva qui come un fulmine. Ehi, Gloria, prepara l'apparecchiatura sonar e i microfoni subacquei. Dobbiamo rimanere in contatto. Sì, subito, sono pronto. Controlla che funzionino, D'accordo. Lady Peter, è probabile che oggi vedremo qualcosa di molto interessante. Speriamo di poterla raccontare. Facciamoci gli auguri. Ehi, se tuo padre viene a cercare la barca? No, è troppo occupato. Ha altre cose a cui pensare. E poi, quando ci vedrà trascinare quel mostro in porto, sarà troppo fiero di noi per arrabbiarsi. I ragazzi di South Bay vendicano un amico e uccidono lo squalo. Mi sembra di vederli già i titoli sui giornali. Sì, e se invece torniamo a mani vuote? Ma vorrei scherzare. 10-1 che torniamo col bestione a rimorchio. Questo è matto. Credo ad andare a pesca di sardine. Ragazzi! Questo è tutto quello che ho trovato. La muta e le bombole papà se le portate dietro. Fa vedere un po'? Calibro 12. Ehi! Guarda che cannone. Coraggio, ragazzi, andiamo questo a prendere la barca, su. Ok, io scendo. Mi sentite? Sì, ti sento benissimo. Anch'io. Bene, ora proviamo il sonar. Ok, lo mando giù. Calalo un po' di più, è troppo alto. Gloria, vieni, fallo scendere un altro po'. Il fondale sarà di una quarantina di metri. Ecco, così va bene. Thank you.
Indietro, ancora. Buongiorno, Davis. Ciao, figliolo. Vorremmo andare a pesca con la barca. Ehi, dov'è tuo padre? Non è potuto venire oggi. Ma lo sa che prendete la sua barca? Certo, è lui che mi manda. Va bene. Ma tornate indietro se il vento gira da nord-est, eh? Va bene, sta tranquillo, Davis. Attenti, piano. Ma che è inutile. Qui dello squalo non si vede neanche l'ombra. Aspetta un momento, andiamo avanti. Può darsi che dopo ci sia qualcosa. Io non ho bisogno di qualcosa, ho bisogno dello squalo. Se ci siamo persi quest'occasione, possiamo cambiare mestiere tutti e due. Eccolo! Te l'avevo detto. Cristo, questa è dinamite! Qui sotto c'è un'apertura. La grotta finisce qui. Gloria, stiamo tornando. Perché? Qualcosa non va? Portala sta prua, io preparo la cima. Sì, certo. Thank you.
Peter, laggiù c'è un'apertura. Dove? Oh, la vedo, ma è troppo stretta. Come facciamo? Con questa. Ripariamoci là dietro, o il contraccolpo potrebbe essere molto violento. Attento. Ecco, la carica è innescata. E basta questo per dare impulso al detonatore. Avete solo 3 minuti di aria. Ok, è tutto pronto. Buttatela in acqua. Speriamo sia di suo gusto. Ehi, Billy Joe, comincia a rallentare. Gloria, stiamo risalendo. Ron è in difficoltà, preparati ad aiutarmi. Ok, Peter. Jenny, urla quando lo vedi. Sì, certo. Tutto bene. Si sta riprendendo. Gloria, portaci a terra. L'abbiamo preso. È lui che stava per prendere noi. Non avevo mai visto un mostro simile. L'abbiamo ferito almeno. No, neanche un graffio. Guarda, la barca di Wells. Chissà dov'era. Quando ne avevamo bisogno. Magari in giro per la contea, a caccia di voti. Com'era grosso? Direi almeno 30 piedi, ed è una stima approssimativa. Tu che ne dici, Peter? Beh, gli abbiamo anche sparato. Neanche un graffio. Allora, l'avete visto? L'abbiamo visto e come? Faccia a faccia. Come hai fatto a rientrare così presto? Rientrare? Rientrare da dove? Ti abbiamo incrociato al largo. Ma che dici? Io non esco da una settimana. C'è uscito suo figlio, signor Wells. Mi ha detto che aveva il suo permesso. Erano in quattro. C'era anche la sua Jenny, signor Benton. Avevano un sacco di equipaggiamento. Accidenti. Aspetti, punza!
elicottero! Andiamo, tiratela fuori! Quanto devo aspettare ancora per sapere qualcosa? Per ora non possiamo dirle niente, è ancora in camera operatoria. Grazie. Peter, mi dispiace. Non è colpa tua. Se non era per il tuo elicottero avremmo potuto perderla. No, è colpa mia. Non potevi sapere che i ragazzi avrebbero preso la tua barca. Dovevo saperlo. Mi scusi, infermiera. Sono più di due ore. Non può dirmi qualcosa? No, mi dispiace. Finito l'intervento, il dottore parlerà con voi. Papà, io volevo soltanto aiutarti. Ci vuole una mossa spettacolare per tranquillizzare i nostri finanziatori. E per vincere, tu devi essere in grado di provvedere alla distruzione di quello squalo. Coraggio, Tessa. Oddio, non è giusto. Signor Benton? Si sta svegliando ora, se vuole vederla solo per pochi minuti. Lei sa? No, per ora è sotto l'effetto dell'anestesia. Avrà la sensazione di avere ancora la gamba per dei mesi, forse anche di più. Non è il caso di dirglielo, se ne renderà conto presto. No, va tu. Io non... Non sono ancora pronta. Dottor Kent, stanzeria. Il dottor Kent, stanzeria. Insanguinato, immobile. Ricordo che corsi verso di te e cominciai a sollevarti. Eri piccola allora. Ad un tratto mi hai guardato negli occhi. E io ho capito. Ho capito che non volevi che io ti aiutassi, che volevi fare da sola. Allora mi sono tirato indietro e ti ho guardata. Mentre tu ti pulivi la gamba dal sangue. Poi ti sei alzata e hai guardato quella grande bicicletta come se fosse una specie di drago fiammeggiante che ti sfidava. L'hai rialzata. Era grande almeno il doppio di te. Eppure ce l'hai fatta. Ci sei risalita e hai ricominciato a pedalare.
Ricordo che sentii il cuore perdere qualche colpo. Non solo per quello che era successo, ma anche perché ero fiero di te. Ma stavolta non dovrai fare tutto da sola, perché io sono qui, tua madre è qui, è tutta la nostra forza. Adesso è tua. Tu uscirai camminando da questo ospedale. Camminerai. Con la stessa espressione grintosa di quel giorno, te lo prometto. Lo so, a volte la vita sembra così ingiusta. E reagire sembra impossibile. No. Aiutami. Jenny. Aiutami. Papà, ti prego. Uccidilo. Uccidilo! Eccolo lì. Comincia a scendere. Ecco, gli stiamo sopra. Di contattare l'elicottero di Wells, potrebbe darci qualche informazione. Ok. Ron Hubbard, chiama l'eliporto di South Bay.
Mi sentite? Passo. Allora, ce l'hai? Certo, tutto fatto. Fa vedere. Deve essere roba molto appetitosa. Se vogliamo fargli dei bei primi piani, sarà sufficiente. Sono 30 kg con l'osso. Bene, proprio quello che ci voleva. Ron! C'è qualcosa alla deriva sulla destra. Andiamo a dare un'occhiata. Ecco perché l'elicottero di Wells non rispondeva più. È stato lui, maledetto squalo. E starà ancora là sotto. Lo sento. Tutto a posto. Ok. Bene, prepariamo la telecamera. Tu pensi che funzionerà? Il gioco vale la candela. Farà arrivare le immagini di uno squalo assassino in casa di milioni di persone. E farà arrivare il tuo nome nel giro grosso. E quello del mio cameraman. Ho detto no. La barca è mia, gli ordini li do io. No, per Dio. È il mio squalo. E tocca a me. Scendo io. Non dire sciocchezze! Qui non si tratta del tuo squalo. Non è una vendetta personale. Ci saranno molti altri morti se non la facciamo finita. Oh, Cristo, Peter. Credi che io non capisca che cosa senti? Ma quella bestia è lì sotto e sta aspettando il momento di attaccare. Come ha fatto con Mike, i ragazzi, tua figlia e Wells. E c'è un solo modo col quale possiamo annientarlo, ma è rimasta una sola cintura con la dinamita. È inutile rischiare la pelle tutti e due. Io sono andato a caccia di squali per tutta la vita. Mentre tu hai scritto solo libri su questo argomento. Sono io l'esperto. E ci vuole un esperto per questo bastardo. Peter, tu mi servi qui. Qui sopra la barca, perché se mi trovo nei guai, tu sei l'unico che può tirarmi fuori. Allora, sono stato abbastanza convincente? Va bene, va bene. È inutile star qui a litigare come due imbecilli. Non c'è tempo da perdere. Certo che quando ti ci metti sei un gran rompiballe, lo sai. Dai, siediti che ti aiuto. Forza, dammi il braccio. L'altro adesso. Forza.
Riley? Martin? Sì, Bob Martin. Piacere di conoscerti. Piacere. È questo il posto? Sì, là. Abbiamo messo 30 kg di carne appesa ad un pilone. Lo squalo sentirà l'odore e dovrebbe avvicinarsi. Dove l'avete messa esattamente? Sotto quel pontile. Siete stati meravigliosi. Non so come ringraziarvi. Jenny è stata molto coraggiosa. Si riprenderà presto, vedrà. Dovrebbe farsi vivo. Sono più di 8 ore che fuori. Anche mio padre. È parecchio che è partito con l'elicottero. Come mai c'è anche la TV? Avranno fiutato la notizia grossa. Come vorrei che lo avessero trovato e ci fossimo liberate finalmente da questo incubo. Ecco, questo è un modello speciale. La carica è molto potente. Ne basterà uno di questi confetti. Lo faccio secco appena si fa vivo. Sì, ma io devo avere il tempo per girare. Non c'è problema. Aspetto il tuo via. Ok. È sicuro di farcela al primo colpo, Braille? Sta tranquillo, basta che l'operatore mi segua come un'ombra. Ci siamo.
siamo finalmente, gira! Aiutatemi! Io vado in regia, ti mando Tony. Tommy, vai sul pontile, ci siamo! Vai lì e gira tutto quello che puoi! Sbrigati! Cristo, il fucile! Tirati su! Imbecille! Vado dentro, imbecille! Stiamo andando al largo! Portiamoci! No! No, siete pazzi, fermi! È qui sotto! Jimmy, riesci a sentirmi? Sì, Bob! Chiama la guardia costiera! Tu sei l'unico in grado di farlo! Non perdere un attimo! Sì, certo, li contatto immediatamente. Fantastico, fantastico. Mi sta portando via! Vi prego, fate qualcosa! Non ci abbandonate qui! Ci sta portando all'arco, fate qualcosa! Dai, dai! Aiuto! Una bella! Sì, è qui, no! Sì, fermi, se n'è andato! Se n'è andato! No, è ancora qui! Cerchiamo di raggiungere la spiaggia al bordo! Ma è pericoloso, non ne può esserci! Perché Peter non è qui? Io mi butto! Ma che ti butti? Sei impazzito! Prima o poi qualcuno verrà a prenderti! Non si vede! Se n'è andato! Di nuovo. Non ci sperare. Tornerà. Bob! Bob! Mi senti? Rispondi, Bob! Maledetto. Thank you.
Una grande giornata. È un avvenimento senza precedenti. Lo squalo che ha terrorizzato la nostra città finalmente è stato distrutto. E noi siamo i primi, come al solito, a darvi questa notizia. Sì, gente, qui è Bob Martin sul molo di South Bay a ricevere Peter Benton, che ha realizzato questa impresa. Cercheremo di avvicinarlo e di fargli qualche domanda. Ah, eccolo che è. Signor Benton! Grazie, Dio la benedica! Bravo, è stato in campo, veramente in campo. Permesso. Signor Benton, vuol dire qualcosa per i nostri ascoltatori? La sua impresa è andata in diretta. Signor Benton, lei deve dire qualcosa. Per favore.